È morta poco dopo essere arrivata in ospedale all'Umberto I di Nocera Inferiore, una bimba di 8 mesi, di Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. I sanitari sono stati allertati dalla presenza sul corpicino di alcuni lividi, ecchimosi e segni simili a delle scottature. Sono partite così le indagini affidate agli agenti del commissariato nocerino, diretti dal vicequestore Luigi Amato, che nella prima mattinata hanno ascoltato anche i genitori della piccola, sentiti anche i vicini di casa della coppia, che ha anche un altro figlio. No, le 4:10, le 4:10, ci sono tutto un burdale, però dato che facciamo casino, uno non ci fa caso. Poi ci sono tutto come stava in mezzo qua, e c'era brutta la porta, ci sono due loro che scendevano. La creatura, e io si è pigliata e mi ha dato la creatura in braccio a me, morto figlio, mi facevano pigliare con tutto, già stiamo guadagnando tutto quanto, che la creatura, già stiamo guadagnando tutto quanto. La moglie era brava, marito, che... Mostra di recente che cioè, facevano un sacco di casino la notte, però io non tengo perché non siamo vicini, capito? Però non sapevo che era arrivato a questo punto qua. Vengono anche gli assistenti sociali, però non so, boh. Non so, cioè io non ci posso pensare, non so, boh. Il corpo della piccola, su disposizione della procura di Nocera Inferiore, è stato sequestrato e nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia. Intanto gli agenti della squadra mobile di Salerno e quelli del commissariato di Nocera Inferiore stanno ascoltando anche i sanitari intervenuti. Un elemento in più ai fini investigativi potrebbe arrivare anche dall'esame esterno che verrà effettuato dal medico legale.